Buonasera ragazze, faccio questo piccolo video per farvi vedere i colori della LCI, uno prestato che è questo qui e gli altri due comprati da me, di questa collezione invernale. Mi faceva piacere farvi vedere dal vivo i colori perché spesso in foto non rendono. Allora, facciamo subito, cominciamo da questo qui che è l'80628, chiamato anche Corten, che è di una mia amica carissima, a cui faccio il semipermanente, una mia cavia personale, e volevo farvi vedere il tono. Nonostante la parola Corten stia a significare ruggine, in realtà questo colore è un rosso molto scuro con un tono particolarmente magenta, come vedete. Ok, questa è la prima passata. Non è coprentissimo, ma neanche molto trasparente. Assomiglia tantissimo allo shellac Tinted Love. Adesso la pronuncia non la conosco benissimo, ma io dico Tinted Love. Comunque, questo qui invece è il. Veramente non si vede niente così. Spero che, purtroppo, d'inverno fare i video è sempre un problema perché con questa luce. Il KZ4412, chiamato Fuoco dall'LCI. Si vede così? No, perché la lampada tende a fare le riprese gialle. Per fare video purtroppo ci vogliono niente. Ok, ve lo faccio vedere steso così prima che tramonti il sole riusciamo a combinare qualcosa. Allora, questo qui è un rosso molto scuro, vedete i brillantini? Il colore è bello però, è un rosso caldo, cioè con un sottotono freddo, però non è magenta come l'altro. E non so se riuscite a vedere i brillantini. Spero di sì. Più coprente, lo trovo più coprente dell'altro. Così, ecco, perfetto, è caduto. Benissimo. Ok, scusate ragazze, piccola pausa. Rieccomi, scusate, ho combinato un disastro, però insomma non sono, non ho perso tutto il colore. Un po' sui pantaloni, un po' per terra, però penso che sono riuscita più o meno a salvarlo. Questo qui invece è un viola, che in realtà questo non è presente nella collezione invernale di LC, probabilmente è un colore già non dico vecchio, comunque delle vecchie collezioni. È molto bello perché è un viola con dei brillantini sullo stesso tono, quindi non sono, diciamo così, di toni diversi e quindi creano problemi negli abbinamenti. Sono tono su tono, però è parecchio brillantinato. Allora, spero si vedano bene. Poi mi direte nei commenti se si notano i brillantini. Purtroppo la mattina non si vede, il pomeriggio manco, quindi vediamo. Come vedete, appena avvicino la lampada, nonostante sia luce fredda, il tono del cellulare diventa giallo, quindi è impossibile, credo, capire così che tipo di colore sia. Ok, mettiamo in lampada. Oh, io scusate, ma mi sto arrangiando su questo pezzetto di carta perché poi mi si sporca il tavolo. Sapete che comunque il prodotto LC mi piace particolarmente perché ha colori molto validi, è un buon prodotto, si rimuove benissimo. Si trova
a prezzi particolarmente convenienti, soprattutto se lo acquistate su Groupon. Quindi è un ottimo prodotto per iniziare a fare il semipermanente, anche per continuare, perché no? Perché comunque no, i colori sono veramente belli. Io ne ho diversi, gli altri sono più estivi, dopo ve li farò vedere magari la prossima stagione. Adesso mi interessava farvi vedere questi qui che sono più invernali. Non vi ho detto che numero è questo qui viola, adesso ve lo dico subito. Io lo sto vedendo così per la prima volta con voi. Ok, non è coprentissimo, quindi sicuramente andrà, se vogliamo un risultato un po' più accentuato, perché vedete che i brillantini sono proprio piccolissimi, però è bello proprio per questo, perché non è molto delicato, non è diciamo così invasivo come brillantino, per cui praticamente andate fuori con le unghie tipo Viados, con tutto il rispetto, per la categoria. Adesso vi dico anche il colore viola, che questo qui abbiamo detto che è fuoco. Questo sembra un pochino più coprente rispetto agli altri due. Scusate, si è attaccato anche un pelino. Eccolo, mettiamo via. Dicevo, rispetto agli altri due sembra leggermente più coprente, più saturo come colore. È comunque bellissimo. Vedete i brillantini? È scuro, però non è per farvi vedere sulla mia unghia dove c'è è piuttosto scuro, però non è un rouge noir. È diciamo così adatto alle feste, perché comunque è un rosso brillantinato, ma secondo me è mettibilissimo anche nelle altre occasioni. Come dicevo prima, questo qui è il KZ 4412 fuoco. Il viola è questo qui, QXG591. E l'ultimo, ma non ultimo, il Corten, che è, scusate, l'S 8628, che andiamo a passare anche questo per la seconda volta. Come vedete, se potete vedere mentre passo il semipermanente, non c'è stato ritiro del prodotto. Sotto ho messo una base Elite 99, perché la utilizzo soprattutto per questi lavori qua. Non serve una base particolarmente performante per stendere sulle tip. Allora, alla seconda passata si dimostra molto più coprente. E questo purtroppo devo dirvi che guardando il cellulare mentre sto avvicinando il colore, non corrisponde bene a quello che è davvero, perché sembra più rosso con la fotocamera, invece in realtà è più magenta. Forse così sì, no. Mettiamolo a confronto con quest'altro. Sembrano identici, ma come vedete, questo con i brillantini in fuoco è molto più profondo, più caldo. Questo qui è un colore invece che vira più sul magenta, appunto, e quindi adatto sia all'inverno che all'estate. Cuociamo. E niente. Questo penso che sia il mio video più corto in assoluto, non c'è bisogno che vi dica, insomma, purtroppo sta andando via il sole e quindi è sempre meno chiara la visione dei colori. Io purtroppo non ho un'attrezzatura professionale, vorrei, ma non posso, come diceva Fedez, nel senso che per ora mi accontento di questo qui, perché ovviamente è una cosa che faccio per hobby, non è una cosa che faccio per lavoro. E vediamo un po' se riusciamo. No,
Niente, questa lampada ha deciso proprio di fare giallo, quindi non mi aiuta per niente. Mentre mi aiuta, adesso giriamo così, qui c'è un po' più di luce. Allora, dicevo, questo è il colore fuoco. Non si vedono i brillantini così perché siamo contro. Ecco, così si vedono perfettamente. Guardate che belli. Stupendi. Ed è il KZ4412. Poi questo è il viola. Vedete, i brillantini sono delicatissimi, sono sottilissimi. È un bel viola cardinale, diciamo. Ma quello è il rosso cardinale, il viola non so se c'ha un prelato di riferimento. Ok, e questo qui è il Corten. Benissimo, vi saluto ragazze. Il top adesso lo metto per conto mio, tanto non era solo un video per farvi vedere i colori, non vi serve vedere la tipologia di top. Vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutte!